Ben ritrovati con la prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Referendum Giorgetti e per il no, dice il sì, favori al governo. Un anno fa in aula votò per il taglio. I seggi possono essere 500, 400, 300, diceva. L'8 ottobre 2019, quando la Camera diede il suo via libera finale alla legge Fraccaro sulla riduzione degli eletti, il vice di Salvini votò a favore. Ora sostiene che tagliare del 40% i parlamentari darebbe un potere senza limiti alle segreterie di partito, limitando di parecchio la volontà popolare. Ma già nel 2013, quando era un saggio di Napolitano, era d'accordo con l'idea di diminuire il numero di seggi in Parlamento a patto di cambiare il bicameralismo perfetto. Lega, insomma, perché sono stati arrestati i commercialisti? Insomma, dicono i carichi di rilievo e pericolo di reiterazione del reato. Nelle carte il bando costruito ad hoc e la riunione poi saltata nella sede del Carroccio. Per il GIP di Milano l'operazione ideata da Di Ruba, Manzoni e Scilieri per vendere un capannone alla Lombardia Film Commission è di rara abilità perché condotta in modo occulto. Per l'accusa l'avviso pubblico della fondazione finanziata dalla regione presieduta da Di Ruba è stato predisposto da Scilieri. Nell'ordinanza anche il racconto di Sostegni, l'uomo fermato a luglio mentre stava scappando in Brasile su una riunione fissata in via Bellerio e poi spostata in una tavola calda nelle vicinanze. Coronavirus, il report dell'Istituto Superiore della Sanità dice si alza l'età media, contagi sono in famiglia, progressivo peggioramento situazione, salgono i ricoveri. I dati in costante peggioramento ormai da sei settimane preoccupano gli esperti, tanto che non sembra ipotizzabile la riduzione della quarantena da 14 a 10 giorni. E l'Istituto avverte che bisogna essere pronti all'attivazione di ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento. Coronavirus, il presidente Consob Paolo Savona è positivo, sono asintomatico, in quarantena e lavoro da remoto, ha detto Numeri News. Quindi il presidente della Consob Paolo Savona è risultato positivo al Covid, lo apprende l'ADN Kronos e la notizia trova conferma in ambienti della Consob. Secondo gli stessi ambienti l'ex ministro per gli affari europei, 84 anni da compiere, è risultato portatore asintomatico e in quarantena, è lavorato a casa, ha detto sto benissimo, sono portatore asintomatico e ora sono in quarantena, continuerò a lavorare da remoto, l'ho saputo oggi. Israele, nuovo lockdown per 2 settimane, il primo paese del mondo a richiudere tutto, positivo l'8,8% dei tamponi. La decisione verrà convalidata domenica. Gli israeliani non potranno allontanarsi dalle proprie abitazioni per oltre 500 metri, le scuole saranno chiuse, così come tutti gli esercizi privati non indispensabili. Per il 59% degli israeliani Netanyahu non ha gestito bene la crisi sanitaria. Vaticano, contagiato il cardinale Tagle. Il 29 agosto era stato ricevuto da Papa Francesco. Il 7 settembre il prefetto della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli si era già sottoposto a tampone a Roma con esito negativo. Quando ha incontrato Bergoglio non presentava nessun sintomo, è risultato positivo ieri al suo arrivo a Manila. Non chiamate la polizia, altrimenti rovinate la festa. Nei verbali il racconto delle minorenni inglesi stuprate a una festa in villa a Matera. Nei verbali dell'ordinanza cautelare il racconto della notte di violenze e il tentativo di silenziarle con un parente. Le ragazze, stando al GIP, sono state drogate. Le avrebbero riconosciuto 2 dei 4 arrestati attraverso i profili Instagram. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.